Covid, aumento del 44% nell'ultima settimana, con lo stesso trend di crescita della precedente. Il report settimanale del Ministero della Salute del 13 settembre rileva infatti 30.778 nuovi casi con 99 decessi, mentre erano 21.316 il 6 settembre e 14.866 il 30 agosto. I casi si sono quindi quasi raddoppiati in due settimane ed anche i ricoveri in area medica hanno subito un balzo importante, passando dal minimo storico di 697 del 16 luglio ai 2.378 rilevati ieri secondo l'indagine della Fondazione Gimbe. I numeri, anche se in crescita, sono comunque ben lontani da quelli degli scorsi anni, con un'occupazione delle terapie intensive stabile sotto l'1%. Non è più il tempo dell'allarme, ma della prudenza e della responsabilità. Ad agosto era caduto anche l'ultimo divieto, quello dell'obbligo di isolamento in caso di positività, per cui al momento restano solo le raccomandazioni del Ministero della Salute. Se positivi, l'invito è di restare a casa fino alla scomparsa dei sintomi e indossare la mascherina in presenza di altre persone, soprattutto se appartenenti alle categorie a rischio. L'unico obbligo di mascherina rimane fino al 31 dicembre, solo nei reparti dove sono ricoverati anziani, fragili o immunodepressi e nelle residenze sanitarie assistite. I direttori sanitari potranno eventualmente decidere ulteriori restrizioni. Il Ministero della Salute si muove quindi in una duplice direzione: mantenimento di misure di protezione e prevenzione per pazienti ed operatori sanitari e la predisposizione di una campagna di vaccinazione annuale non obbligatoria rivolta soprattutto a fragili, operatori sanitari ed over 60. I nuovi vaccini Pfizer e Moderna, progettati contro la variante Eris e le sottovarianti di Omicron, saranno disponibili già dalla prossima settimana, ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci, proprio per far fronte a questa impennata di contagi, in anticipo di una settimana rispetto a quanto già precedentemente pianificato. Sono circa 20 milioni gli italiani che rientrano nelle categorie individuate come prioritarie, di cui 18,5 solo di ultra sessantenni, ma il vaccino sarà comunque offerto gratuitamente a tutti. L'anno scorso solo 6 milioni aderirono alla quarta dose, contro i 12 che optarono per l'antinfluenzale, tanto che 16 milioni di dosi mai utilizzate dovranno a breve essere smaltite.